Sì, dipende dai punti di vista, forse troppa poca vi spesero per questa Ancona, non abbiamo giocato, e io sono sempre del parere che la vi spesero se la può giocare con tutti, purché faccia la partita, purché giochi, e invece oggi un po' per merito dell'Ancona e credo parecchio del merito della vi spesero, anche da parte mia, non abbiamo fatto la nostra solita partita. Avete lasciato troppo l'iniziativa di mister all'Ancona, vi siete abbassati un po' troppo e difeso magari negli ultimi 35 metri. Sì, non mi è piaciuto l'atteggiamento, l'Ancona è partita con furore agonistico e noi abbiamo solo subito, invece di reagire e far vedere che siamo una squadra anche noi. Abbiamo aspettato troppo, poco possesso palla, poche ripartenze, è vero che prima dei gol abbiamo battuto un paio di calci d'angolo, abbiamo avuto un paio di ripartenze, però troppo poco secondo me per fare la partita qui ad Ancona. Poi i due gol sono stati uno fotocopia dell'altro e niente, poi lì la partita si è messa in salita in modo troppo per noi, per la dispesa di oggi troppo, sono sincero. Dopo la ripresa hai cambiato modulo, è andata forse un po' meglio, ma a quel punto i giochi erano compromessi. Sì, i ritmi si sono abbassati, abbiamo tenuto meglio il campo, però ripeto, qualcosina meglio è andata, però più che altro come fase di copertura, come posizionamento in campo, non c'è stata mai l'impressione che potessimo riaprire la partita. Forse un episodio su palla inattiva poteva rimettere in discussione il match. Io credo che oggi la vi spesero non abbia giocato e quando la vi spesero non gioca può perdere con chiunque, figuriamoci contro un'Ancona che a sentire un po' da tutti oggi ha tenuto anche un ritmo e una determinazione più intensa rispetto ad altre prestazioni. Ho fatto quella domanda perché sono dell'idea che Ridolfi quando gioca più avanzato perde qualcosa. Sì, è una situazione momentanea per noi, nel senso che non abbiamo purtroppo ancora Chicco, non abbiamo Cremona nelle condizioni che ci auguriamo tutti, vorremmo tutti, quindi il Ridolfi spezza un po' le difese in quella posizione lì. È una situazione di rimedio perché d'altronde i giocatori sono questi. Io sono molto contento della rosa, però 2 mesi, 8 partite con oggi, 2 mesi che giochiamo, avere un centravanti dal mio punto di vista come condizione al 50% come Cremona e non avere Chicco, alla lunga una squadra lo paga, ecco. Poi alla minima distrazione viene punito, non è questione di fortuna o sfortuna, ma è proprio questione di livello di giocatore e di struttura di squadra. Il primo quarto d'ora aveva lasciato intravedere un'altra vis, poi dopo l'Ancona ha dimostrato insomma la cattiveria, la grinta giusta, la manata. È stato più un fatto psicologico, Peppe, oppure proprio un discorso tattico? No, io credo che noi siamo partiti bene e poi ci siamo un po' abbassati, però dopo il primo gol più che altro non c'è stata reazione, quello che mi lascia un pochino perplesso, abbiamo un pochino prestato il fianco lì e niente, questo ci ha portato a fare una partita anonima. Ripeto, però abbiamo fatto troppo poco possesso palla, abbiamo aggredito troppo poco, sono tante le cose che oggi non hanno funzionato, quindi possiamo anche dire per merito dell'Ancona, non c'è nessun problema, però ecco, io penso alla mia squadra e penso che la vi spesero, se gioca altre partite così, può perdere contro chiunque, anche contro l'ultimo in classifica, ripeto. Poi quando hai di fronte giocatori di una certa qualità, paghi il doppio, ecco. Gli hai definiti gol fotocopia, è un arretramento sbagliato diciamo dei laterali o più dai una colpa ai difensori sulle due occasioni? No, io non do colpa a nessuno, io dico che ci sono delle situazioni in campo e dove devi lavorare, dove devi migliorare. Io credo che comunque anche sul 3-0 mi sembra abbiamo avuto una palla, un'incornata di testa di Di Carlo a 2 metri dalla porta, il portiere ha fatto un grande intervento, credo che anche lì la difesa dell'Ancona abbia commesso un errore, però se andiamo a cercare il pelo nell'uovo io credo che non si arrivi lontano, io credo che invece bisogna dare importanza a certe cose che sono poi pesano alla fine del risultato, e mi riferisco soprattutto al possesso palla, alle posizioni in campo, all'aggressività. Quando vengono a meno queste cose poi commetti anche degli errori, però come ho detto domenica scorsa, dare delle colpe ai singoli è un po' nascondere quelli che sono i veri problemi. Il singolo se fa degli errori li fa perché comunque la squadra non lavora bene, dal mio punto di vista.
Mister, perché sta nel protesta? No, no, è stata abbastanza curiosa la cosa. No, ho capito. Perché io ho chiesto un fallo su Omiccioli, che poi l'arbitro giustamente ha dato la regola perché la palla era nostra, è un componente della panchina dell'Ancona, mi ha insultato, e lì io purtroppo sono caduto un po' nel tranello di rispondere a lui, l'arbitro ha visto che io stavo rispondendo a lui e giustamente... No, no, assolutamente, no, no, era un componente della panchina che mi ha insultato, non capisco per quale motivo, probabilmente ce l'aveva con me, non so, forse in passato gli ho dato qualche dispiacere, allora mi ha offeso. No, non lo so, non lo conosco neanche, però giustamente io ho risposto, no, giustamente, lì l'errore mio è stato quello di cadere nella provocazione sua e l'arbitro quando si è girato, che ha visto che comunque io ero un po' esagitato, mi ha allontanato, quindi se fossi stato l'arbitro mi sarei espulso anch'io, anche se non ho fatto chissà che. Mister, l'ultima, se questa è la sfida veritata per l'Ancona, lo era forse anche per la Vispesa, esce un po' ridimensionata la Vis a livello di ambizioni ai primissimi posti da questa partita? Ridimensionata no, però io credo che queste partite ti diano dei segnali che dobbiamo essere bravi a leggere, a valutare, perché se vogliamo fare un campionato di vertice, questa partita serve proprio da specchietto. Io credo che senza grinta, senza amor proprio, senza la giusta umiltà, i campionati puoi avere la squadra più forte del mondo, non li vinci. Puoi vincere la partita, puoi vincere 3-4 partite, poi ne perdi 3-4 e fai campionati anonimi. Io credo che oggi invece alla Vispesa sia mancato proprio questo, lo spirito di squadra, l'aiutarsi e un pizzico di umiltà. A sforzarsi di vedere qualcosa di positivo da tutta questa giornata, forse il fatto che all'ottava giornata è l'unica partita veramente bucata, magari c'è da risintonizzarsi su tutto il buono che c'è stato prima e comunque farne tesoro di questa e ripartire da quello forse. Sì, senza ombra di dubbio, io ripeto, sono 2 mesi che è cominciato il campionato, e stiamo giocando e siamo stati molto bravi nel tempo a mascherare un po' i nostri difetti. Oggi sono venuti un po' tutti fuori, poco peso in attacco, poco possesso palla in mezzo al campo, poco aggressivi secondo me anche sulla fase difensiva, quindi quando poi trovi di fronte una squadra con delle qualità importanti, perché fondamentalmente si è fatto 3 gol il capocannoniere dello scorso campionato, dall'altra parte c'era Bondi, sono giocatori viso in mezzo al campo, ma non sono io che li scopro questi giocatori, dico semplicemente che se li lasci fare quello che sono bravi a fare, poi è normale che arrivi corto alla fine della partita. Un segnale importante per noi, abbiamo giocato un'ottima partita contro una squadra che gioca a calcio, quindi sì, Stefano, tanto non ti sentire questa squadra qua che ha probabilmente vincere, ci ha portato la maniera giusta, perché non pensavamo con la categoria agonistica di categoria, e poi dopo le qualità ci sono, mi sembra che abbiamo avuto anche altri 2 palle e gol importanti per fare, ma ancora in tempo, però siamo contenti, siamo giocati molto bene. Una risposta molto importante è anche quella dei giovani, contro una squadra di giovani, i giovani dell'Ancona hanno fatto vedere di essere sì, sì, sì. I giovani dell'Ancona stanno facendo molto molto bene, siamo contenti di tutti, sono giocatori importanti che devono giocare in palcoscenico importante, quindi hanno ancora più responsabilità rispetto ad altri, magari che giocano squadre diciamo inferiori, meno blasonate, quindi vuol dire che sono stati scelti i giovani. Mister, può essere chiave oggi il fatto che a centrocampo un po' più di grinta, un po' più di pressing, un po' più convinti, può essere una delle chiavi? Chiavi sono che hanno giocato bene tutti, mi sembra che siano stati pochi giocatori al di sotto delle proprie qualità, guardavo Rafa, Bondi, è un giocatore che ha fatto la differenza, lo stesso Andrea Sibilla, ma tutti, credono tutti, poi da campo abbiamo dato molto con intensità, il discorso di Lombozzi, l'anno scorso trovavamo una squadra che giovane che aveva aggressività, mi sembrava che lui fosse un giocatore che potesse contrastare bene questo tipo di gioco, mi sembra che l'abbia fatto bene. Eri preoccupata la vigilia sul fatto della Civitanovese che aveva vinto, no, praticamente a tavolino, ha fatto un po' di pressione sta cosa? No, cioè uno scandalo perché abbia vinto la Civitanovese, che tu vai in un campionato così importante dove ci sono tante energie sia mentali che proprio a livello di economiche,
tu vai a vedere un discorso del genere, mi sembra un'assurdità, mi sembra veramente un'assurdità. Poi sono contento per la città novese. Temevi che in qualche maniera potessi influire, no, creare maggiori pressioni? Quando a pensare a questa partita qui che era già molto complicata, perché trovavamo una squadra che ha giovani bravi, no? Come dicevo, mi sembrava che fosse una delle più pericolose come squadra, perché ha giocatori che sanno giocare a calcio, hanno giocatori di velocità, l'hanno dimostrato, però noi siamo stati secondo me molto molto bravi ad affrontarli e non farli neanche fiatare. Barcaccia, anche tu avevate definito questa partita un test importante anche per il futuro. Era un test, sì, importante, perché abbiamo due derby, mi sembrava che il derby da tantissimo tempo che non si riusciva a vincere, abbiamo vinto in maniera splendida, cioè confermando delle grosse qualità. Ripeto, il campionato è questo, è quello che abbiamo, la partita che abbiamo affrontato con la Minternina. Quando tu puoi giocare in un campo come questo, poi riesci a giocare, le squadre sono due a giocare, tu fai una bella partita. Nel momento in cui gli altri non giocano, ti limitano come abbiamo fatto con la Minternina, tu devi adattarti al loro tipo di gioco, però la qualità della squadra che ce l'ha. Mister, il primo cambio l'ha effettuato al 32esimo. Credevi che la partita non fosse conclusa? Cioè... No, perché mi sembrava che avessero giocato bene tutti. Poi volevo gente fresca che magari riusciva a dare ancora più fastidio a loro. Però sentivi la partita in pugno, cioè. Sì, voglio dire, si possono anche perdere queste partite, però mi sembrava che. Mi sembra che Lorio non abbia mai parlato, no, forse al 40esimo, alla fine, un po' di testa, sì, alla fine, su un calcio piazzato. Tatticamente era la partita che hai impostato ed è andata come l'hai impostata? Sì, la partita che è andata come doveva andare, non ci doveva essere partita, così è stato, mi sembra che non ci sia stato. Sì. L'unica cosa, Giovanni, adesso è confermarsi fondamentalmente. Mi sembra che si stia confermando. No, anche per le prossime partite, guardando, dire, giocassero sempre. Guardando i punteggi, guardando le classifiche di gol subiti, di gol fatti, mi sembra che non ci si stia confermando. Ripeto, le partite possono essere queste e possono essere quelle con la Minternina. Io il calcio internazionale è questo. E poi noi abbiamo grandissima qualità, ma trovi una squadra come la Vispesa che la viene a giocare a viso aperto, perché non c'è niente da perdere, perché ha giocatori di qualità, giovani che hanno voglia di mettersi in mostra, tu hai più qualità e quindi vinci in maniera netta come hai fatto oggi, questo mi sembra evidente. Poi se trovi squadre chiuse, quindi le problematiche sono un pochettino diverse, quindi cambia il modo di giocare, cambia la partita, però oggi è molto bene.